Viviamo tempi difficili. Nonostante l'Italia sia sempre stata un riferimento, oggi non è più capace di orientare il cammino della cultura, mentre l'eco dei secoli risuona. Guardiamoci attorno. Speculazione edilizia, degrado, abbandono, inciviltà, ignoranza. La desolazione ci stringe a tal punto che non riusciamo più a riconoscere quel poco di bello nei luoghi in cui viviamo. In questo contesto, l'architetto fatica a trovare il proprio ruolo di regista del futuro, mentre le architetture passate restano là, da sfondo, e continuano a suscitare attrazione nei confronti di tutto il mondo. Quello che oggi manca davvero è la vocazione. Negli ultimi 60 anni abbiamo costruito senza rispetto e senza anima. Da parte di una serie di investitori o di finanzieri dell'edilizia si è voluto fare un'architettura di speculazione. Quindi l'architetto è stato al servizio di speculatori. Purtroppo regna il malaffare, regna questo pressapochismo delle istituzioni che non credono nemmeno nell'architettura, perché parliamoci chiaro. La politica non ha mai cavalcato l'architettura. Fare architettura in Italia oggi significa non fare nulla, cioè in questo momento in Italia non si fa architettura, che credo sia al suo punto più basso di popolarità sociale. La cultura architettonica scompare, giorno dopo giorno, annegandone la città impietosa. Noi probabilmente stiamo affrontando, probabilmente, il momento storico più difficile nel quale possa lavorare chi sta facendo architettura. Ma abbiamo un problema essenzialmente culturale. Fare architettura è anche una missione sociale, ma il ruolo qualificante dell'architetto è andato perduto. Ora lavorare in generale in Italia vuol dire essere, riuscire a lavorare in Italia deve essere degli eroi, dei supereroi, non lo so. Per le nuove generazioni sembra non esserci altra scelta che la fuga. Il problema più grosso è che non è possibile programmare niente. In più, la cosa che mi angustia moltissimo è il fatto che siamo di fronte a una specie di olocausto culturale per un paio di generazioni di architetti. Cioè, il panorama non è di grande stimolante, ecco. Quelli bravi vorrebbero andare tutti a progettare fuori, da un'altra parte. Si rischia di perdere l'apporto di un'intera generazione, l'apporto culturale di un'intera generazione. Siccome si è realizzato male per 40 anni e 50 anni, ormai si è creata una sfiducia anche da parte dell'opinione pubblica, dei cittadini verso l'architettura moderna, e non c'è la consapevolezza di quello che di bello e di buono può fare l'architettura moderna fino in fondo. Cioè, sembra che non si possa fare bene, non si possa fare e fare bene nell'Italia di oggi. Eppure, crediamo che l'Italia possa trovare in se stessa dei modelli che l'aiutino a uscire da questo periodo di buio per tornare a testa alta nel panorama internazionale. Oggi si costruisce e dopo 10 anni, 5 anni, 4 anni vogliamo il nostro tornaconto. Questo vuol dire non avere visione, non dare prospettiva a una società o a cultura. Noi dobbiamo investire per le generazioni a venire. Pensate Duomo di Firenze, passata a San Pietro, le grandi cattedrali. Duomo di Firenze, 1996, Arnolfo Di Cambio traccia la pianta, la planimetria, ma sapeva benissimo che non l'avrebbe mai finita. E finisce nel 500, con il pavimento di Vasari, anche dopo. Brunelleschi è una parentesi, Ghiberti, la lanterna. Voglio dire, si costruiva sapendo che questa eccezionale storia serviva all'umanità nelle generazioni future. E l'investimento era a lungo termine, con una visione prospettica straordinaria.
La nostra regione ha delle caratteristiche particolari. È un territorio strutturato dagli uomini. Le città raccontano ancora la loro storia. C'è un rapporto fra la campagna e la città ancora leggibile, nonostante le offese che sono state fatte al nostro territorio. Io credo che la terra toscana stia ancora lì sotto il sole, con la sua regola magnifica come fonte di ispirazione. Tutti ci siamo formati in facoltà di architettura di Firenze, dove c'era un'identità di cultura del progetto molto precisa, molto forte, dove c'è questo profondo riferimento alla storia, alla storia del contesto, alla sua architettura, al paesaggio, per cui non dico che era una formazione organica, ma molto molto vicina. C'è una sensibilità particolare che si propaga come un'eredità genetica, un passaggio da padre a figlio, da maestro ad allievo. Un substrato culturale che è quello a cui ho tinto io e tutti gli architetti, ma anche qualunque esponente di questa comunità, assorbe fin dall'infanzia modi di pensare, imprinti culturali che magari non emergono sull'istante, si sedimentano con le parole di tua madre, tuo padre, poi a scuola. C'è tutto un lessico interno, un modo di agire, di interpretare l'umorismo, interpretare il gusto soprattutto. Perché sono tante tracce che assorbite rimangono senz'altro dentro di noi e siamo in grado di reesprimerle. Le biografie, dove sei nato, dove hai vissuto, cosa hai visto, cosa hai studiato, fanno parte del progetto, anche se tu non vuoi. Tornano. Leon Battista Alberti ha detto che abbiamo questa grande cupola che copre con la sua ombra tutti i popoli della Toscana. È un po' è vero, siamo tutti nati sotto questa ombra, ma se ci sei nato non puoi farne a meno, questa ombra ti oscura e ti colpisce. È un peso, ma se tu riesci a liberarti da questo peso della storia, della tradizione, storia e tradizione diventano grandi elementi che garantiscono la capacità di vedere oltre le cose. La storia viene percepita dagli occhi per poi essere interpretata in modo nuovo. Se prendiamo il paesaggio italiano, la Toscana è un prototipo straordinario, un potenziale laboratorio in vitro, in cui applicare una sorta di scienza di riproduzione delle misure dei caratteri. Qui le misure sono fissate in modo emblematico, chiaro, palese, riconoscibile, come se avessimo a disposizione una sorta di manuale. Io credo che ci sia un aspetto di fondazione etica del progetto, cioè un'origine comune che forse deriva dall'origine religiosa del fare architettura e dall'origine
di bottega e di laboratorio e poi di opificio, di fabbrica del fare, che si è trasferito nel progetto d'architettura nel corso dei secoli e che secondo me ha a che fare con la humanitas dell'umanesimo o con la pietas che forse è precedente e che noi ritroviamo sempre perché quando diciamo componiamo delle forme degli spazi quasi sempre abbiamo questo ruolo centrale dell'uomo all'interno di questi luoghi. Questa è la vera eredità che attraversa i secoli, il modo in cui in queste terre si decise di mettere l'uomo al centro di tutto, lo slancio di una civiltà che cercò di dominare razionalmente l'universo per farne spazio umano. Bellezza privata coincise con bellezza pubblica e le misure razionali imbevute di umanesimo risvegliarono nella coscienza lo spirito dell'antica polis. Il progetto poi alla fine è un'invenzione, un'ideazione che è un atto storico, nel senso che guarda al passato e lo proietta nel futuro. La fortuna di essere nati in un paese, in un luogo, in un contesto ambientale e culturale che è fortemente consapevole della rinascita in generale, della cultura. L'umanesimo che cos'è? Un modo di guardare al mondo attraverso occhi nuovi. Cioè ciò che fa Brunelleschi, ciò che fa Alberti, ciò che fanno questi grandi e straordinari autori del Rinascimento è di lavorare con i piedi fortemente radicati nella tradizione classica, guardando in modo nuovo al futuro. A me interessa del paesaggio ciò che soffre. E oggi quasi tutto soffre. Il paesaggio italiano è straordinariamente interessante proprio perché ha subito negli ultimi 50 anni una trasformazione superiore a quella dei 10 secoli precedenti. Crediamo che la sfida più alta che c'è oggi in ambito di architettura e di approccio ai luoghi sia verso quei luoghi degradati, cioè la periferia. Ma queste trasformazioni non si sono curate affatto dell'anima dei luoghi. Come non ripetere questo errore? Guardiamo per un attimo alle nostre spalle. La Toscana racchiude in sé storie di persone, anime che l'hanno vissuta, e il paesaggio circostante non è che una stratificazione di gesti umani.
intanto il paesaggio è quello che è, almeno il paesaggio toscano, perché è un paesaggio modificato. Non si può pensare che il paesaggio è un'entità ferma, congelata, e che non si fanno interventi perché il paesaggio si modifica. Il paesaggio toscano è quello che è perché è dagli Etruschi che lo modificano. Il paesaggio non è altro che la dimensione percepita di un luogo. Per me l'architettura è trasformazione di luoghi, quindi è trasformazione di paesaggi. È ovvio che il nostro paesaggio è un paesaggio costruito nel tempo, sia che sia fortemente antropizzato, sia che non lo sia, è un paesaggio costruito. Ogni gesto nel territorio toscano si inserisce all'interno della stessa narrazione, la storia d'amore tra l'uomo e la natura. Le architetture del passato hanno dialogato con i luoghi, mescolandosi e diventando una cosa sola con il paesaggio. Un'entità composta di sedimentazioni geologiche, attività agricole e opere d'arte, sempre più difficili da distinguere tra loro. È quasi una necessità, la nostra architettura in qualche modo cerca di germogliare su quello che già c'è. Se noi vediamo la bellezza rurale dei paesaggi toscani, è una bellezza oggettiva, una bellezza della semplicità, una bellezza del materiale che si presenta così com'è, e quindi no, penso che un utilizzo onesto dei materiali, della tecnologia, del contesto, anche di una funzionalità onesta delle architetture, cosa che era presente nell'architettura antica, in qualche modo sia più coerente con l'idea di bellezza che c'è qua in Toscana. Savioli diceva: basta un muro, basta un albero, e in Toscana abbiamo fatto un'architettura. Bisogna collegarsi non solo agli elementi fisici, ma a tutto l'immaginario collettivo che fa parte di quello. Guardiamo il paesaggio come ad una serie di elementi che poi noi trasfiguriamo, una serie di cose che noi leggiamo sul territorio. Quindi non è solo un paesaggio geografico, ma è un paesaggio dove la cultura, l'economia, la politica, l'esperienza appunto si riversa all'interno del progetto. Trovare diversi livelli di analisi del paesaggio, quindi appunto abbiamo parlato anche a livelli emozionali legati al vissuto delle persone in quel luogo, quindi come fa l'artista e prende in considerazione davvero l'uomo, la dimensione umana del luogo dove va a lavorare, e quindi anche per noi diciamo la dimensione dell'uomo poi dopo assume un aspetto importante che lo elaboriamo poi insieme a tutti gli altri input che troviamo in un luogo. Ogni luogo ha delle caratteristiche uniche, delle emozioni da trasmettere che lo rendono diverso da qualsiasi altro. Ma è possibile individuare delle regole con cui modificare quel paesaggio? Però lo va modificato con la cultura di quel paesaggio. Perché qualunque fabbricato verrà realizzato con materiale del luogo, invecchiando non diventerà vecchio ma diventerà antico. Sono convinto che ogni luogo ha delle regole, delle leggi, ha una sua memoria. Cioè, così come l'uomo, anche i luoghi hanno un'anima. Quindi deve cercare di percepire quali sono i segreti di quel luogo. Quindi le leggi anche più intime che lo regolano. È un po' un approccio, secondo me, simile a quello che aveva anche Michelangelo quando guardava il pezzo di marmo e sapeva che da quel marmo doveva scaturire una forma che era già insita all'interno, no? Di quel blocco. Quindi è il blocco stesso che gli suggeriva l'immagine. Ed è inserendo una nuova opera che l'immagine del paesaggio cambia.
Ecco che si crea l'occasione di instaurare con quel luogo una profonda relazione. Questa relazione la chiamiamo umiltà. È un qualcosa che si è formato nel lungo corso, quindi è un qualcosa che possiamo pensare oggi come un'opera collettiva. Allora credo che il modo migliore per stare dentro a questa opera collettiva sia quella dell'ascolto. Cioè il paesaggio sì, si fa anche per frammenti, per singole opere, però è qualcosa che poi deve vivere nel suo insieme. Quindi c'è una sorta di atto, di sacrificio, insomma, da compiere in qualche modo, o di riconoscenza. Bisogna essere giustamente umili nel comprendere quello che stiamo per manomettere. Aver sempre presente dentro di sé che si sta dialogando con altre entità. I luoghi aperti, i luoghi naturali, sono luoghi che aspettano delle parole, che non aspettano delle violenze. Io credo che uno degli elementi fondanti dell'approccio nostro, che dovrebbe essere il nostro toscano nell'architettura, sia quello della leggerezza al tempo stesso e profondità, da un altro canto, nell'approccio alla natura. Le parole e la interpretazione dei luoghi dell'abitare che si inseriscono in maniera naturale, elegante, senza tempo, in un ambiente naturale. Questa è la Toscana. La storia italiana è attraversata da una costante ricerca nel creare e nel perseguire la bellezza. Eppure sempre meno persone riescono a riconoscerla. Nonostante faccia parte della nostra cultura, la bellezza va perdendo di importanza nella quotidianità. Beh, è fondamentale. Cioè, se non si insegue la bellezza, cosa si insegue? Ricchezza? La vita perde di senso. Diciamo la bellezza è il nostro ambire, il nostro sognare. Bellezza è una di quelle parole magiche, di quelle parole stregate che soltanto a pronunciarla sparisce. Cercare la bellezza è un fine specifico dell'architettura. In Italia bisogna riscoprire la bellezza come progetto a lungo termine. Prima di tutto mettendosi anche in questo caso in ascolto, quindi mettendosi in una condizione di dover capire dove e in che modo si manifesta la bellezza. Io credo che
si raggiunga la bellezza quando riusciamo a trovare una dialettica tra etica ed estetica. Un'esperienza che chiama in causa tutti i nostri sensi è una nostalgia dell'eternità. La bellezza è la costruzione di un pensiero. Essa non costruisce le città, ma le civiltà. E proprio per questo, in Toscana, è concepita come un valore civile. Per l'architettura, chi vive in un luogo bello, sta bene. Quindi è educazione, felicità, voglia di fare, che deve essere capace di far riflettere, deve essere capace di far amare le persone. Se voi quando pensate a un progetto, pensate anche alle persone che lo vivono e lo vivranno. L'architettura deve durare nel tempo, no? Oggi abbiamo città che ci raccontano quindi questo tempo che è passato, cioè le architetture più belle sono quelle che hanno la capacità di essere trasformate. L'architettura ha anche il potere di influire sulla vita delle persone, quindi la bellezza si collega sicuramente, credo, al concetto anche di felicità. La bellezza è intanto continuità con il contesto, è espressività, è alzare il tono, alzare il livello di qualità. Io penso che la bellezza sia insita in ognuno di noi, cioè proprio nella persona umana insita la bellezza. Tutti gli italiani sono abituati tanto a vivere nella bellezza. Siamo condizionati dall'ambiente in cui viviamo, quindi di conseguenza, anche se non ce ne rendiamo conto, ma viviamo in una specie di museo aperto. Nei momenti del progetto in cui viene fuori una figura, una forma, particolare, si prova come un fremito, cioè quando si riconosce la bellezza e diventa un fatto da cui non si riesce più a staccarci. È quasi una passione erotica. La bellezza in quanto tale deve saper toccare le giuste corde di ogni persona che si trova a confrontarsi con lei.
e le corde sono quelle chiaramente dell'animo. Allora, tradotto all'architettura, cosa significa tutto questo? Io credo significhi dare anima alle cose. La bellezza è l'anima. Dobbiamo scoprirla, riconoscerla, costruirla, custodirla. La bellezza sta nelle cose fragili, in quelle caduche, nell'uomo e nella pietra da lui tagliata, nel respiro vitale di un paesaggio, perché ogni gesto fatto con l'anima racchiuderà sempre bellezza e, se fatto in coerenza con le condizioni del presente, diverrà immortale. Per il territorio italiano c'è ancora grande speranza, che risiede proprio in questa generazione. La passione e la perseveranza danno la forza di rimanere in piedi e riscoprire la propria vocazione. Quel numero di architetti devono cominciare a far sentire la loro voce. Abbiamo il dovere di non abbandonare quella che è la, diciamo, la dimensione etica. Poi dopo quello della passione per l'architettura, per il nostro lavoro, è sempre di conforto. Quindi ci spinge sempre a farlo, perché quando siamo in studio, abbiamo la possibilità di fare il nostro lavoro, siamo contenti, ci sentiamo bene, insomma. Ma io credo che ci sia un lavoro da fare enorme. Abbiamo veramente bisogno di un cambiamento radicale. Bisogna esistere perché bisogna credere nel nostro paese. È un paese bellissimo, umanesimo, bellezza, tutti i concetti che abbiamo applicato prima, bisogna riportarli per fare architettura. Perché solo con la cultura poi trasmessa alla politica si può fare architettura. Quindi dobbiamo, per quanto possibile, crederci, c'è solo da darsi da fare. La speranza è qualcosa che un architetto, chi lavora in questo, non deve mai perdere. Addirittura è possibile anche fare l'architetto in Italia oggi. Su questo siamo sempre stati testardi, ce l'hanno sconsigliato tutti. Però è fattibile, deve essere fattibile, è una sfida. Non possiamo abbandonare, andarcene tutti, sarebbe più facile. Molti nostri amici e colleghi hanno fatto anche bene, secondo me. Guidano delle auto. Hanno delle macchine bellissime, delle case stupende. Però deve essere possibile anche farlo in Italia. Ci dovrebbe supportare un po' la politica con un sacco di riordinamenti. È giunto il momento di non fuggire. Proporsi, insistere, creare un dialogo con il proprio territorio, progettare con in testa un'idea di futuro. È possibile portare qualità e ritrovare bellezza.
comportarsi con coscienza nei confronti della società, non perdersi la dimensione etica dell'architettura, perché la rinascita è nelle mani di tutti noi. In ogni luogo italiano c'è una fiamma, anche in quelli più apparentemente disperati. C'è qualcosa per cui vale la pena confrontarsi, ragionare, parlare, capire. Se le persone che hanno un minimo di senso della qualità di fare la professione, di fare le cose, lasciamo il nostro paese diventa peggio. Per cui trovo che i giovani professionisti, i giovani progettisti di qualità devono rimanere qui. Perché se si insegue la qualità c'è futuro. Oggi è necessario un grande investimento ideale per riaffermare il ruolo di un architetto che diventi il totem di un ambiente costruito a misura d'uomo. Allora dove ripartire? Dall'architettura, dalla città, dai territori, dalla costruzione dei luoghi per l'abitare. Gli architetti sono veramente dei registi per il futuro e la politica e i governanti dovrebbero capirlo e lavorare con gli architetti per costruire i paesaggi dell'abitare del domani. Siamo in una contingenza completamente degradata, però io penso che in questi periodi così bui, e mi rivolgo soprattutto a chi è giovane, ovviamente, bisogna trovare la forza per fare le cose anche se non c'è nessuna prospettiva, per crederci, perché le prospettive si costruiscono solo credendo in cose che sembrano assurde.
mischia, son più che sicuro che non si perderà. Fischia sull'isola di Ischia domani.